Giammiro Di Paldi, segretario CISL del Napoli. Segretario, stamattina il tema trattato è veramente molto delicato. Parliamo di diritto negato, ma parliamo di articolo 18. Sì, io aggiungerei, parliamo di un lavoro che non c'è, perché al di là degli articoli, delle norme, di ciò che è cambiato o che cambierà, rimane il nodo di fondo. Dalle nostre parti lavoro ce n'è poco e purtroppo questa manovra di fine anno del governo, o almeno nelle intenzioni che vediamo per ciò che è stato pubblicato fino ad oggi, rileviamo che c'è poco dedicato allo sviluppo, all'occupazione e al mezzogiorno. Grazie segretario. Grazie a te, scusa. Stamattina una tavola rotonda, un momento importantissimo anche di confronto, diritto negato, tema centrale di questa giornata di lavoro. Beh, il tema del lavoro in questa stagione è davvero incredibile. Si pensa all'assistenzialismo, ma non si pensa a tutelare i diritti dei lavoratori. Dopo la stagione di Renzi, con tutte le riforme che hanno tolto diritti e negato garanzie senza creare occupazione, continuiamo a cercare strade sbagliate. La vera strada è un lavoro stabile, un lavoro sicuro, diritti garantiti che, senza gravare sulle imprese, quindi il vero intervento da fare è quello di ridurre il costo del lavoro lordo, invece puntano a rendere il lavoratore più indifeso, come se un lavoratore povero, un lavoratore meno disponibile, meno precario, possa far mai crescere l'economia di un paese. Io non credo che sia questa la strada giusta. È importante che iniziative come queste valorizzino invece il tema giusto di un lavoro serio in una Sud, in una Campania che ha bisogno di crescere, ha bisogno di guardare avanti, ha bisogno di avere fiducia di nuovo. Sì, il diritto negato ai lavoratori dal Job Act. In effetti l'articolo 18 in questo momento non visto in quanto diritto negato, ma in quanto, come dire, responsabile di tutta una serie di situazioni gravissime che si stanno verificando sul territorio nazionale, e non ultima quella del dumping contrattuale che trattiamo in maniera approfondita proprio oggi in questa tavola. Quindi la posizione del partito rispetto a questa situazione? La posizione del nostro movimento sarà quella, dopo aver ovviamente sviscerato nella maniera giusta e per cercare di far comprendere alle persone, insomma, come stanno effettivamente le cose, siamo ancora indecisi se fare una legge, diciamo, come dire, una proposta di legge ad hoc per questa questione, se come dire, consegnare le firme che abbiamo preso alle istituzioni oppure muoverci in maniera diversa. Comunque non ci fermeremo, faremo sì che, insomma, di riuscire a raccogliere l'obiettivo sul quale stiamo lavorando. Grazie Presidente. Sì, parliamo di diritti negati, non so se abbiamo la stessa visione su questa negazione dei diritti, perché io non ritengo francamente che la non riproposizione dell'articolo 18, che peraltro arriva dal Jobs Act, sia un diritto negato particolarmente importante per i lavoratori di oggi. Altri sono i diritti negati a cui si dovrebbe puntare per una reale tutela del lavoro, e mi riferisco anche, visto il tema del convegno, al fenomeno del dumping. Quello sì è una vera piaga, una iattura sia per i lavoratori sia per le aziende che vogliono competere in maniera sana sul mercato.